Miltefosina o antimoniato? Per capirci, lo sciroppo per la leishmania oppure le punture per la leishmania? Qual è l'approccio corretto che bisogna seguire quando si cura la malattia? Quale dobbiamo scegliere tra le due terapie? Vi racconto una storia dei pazienti che abbiamo avuto in terapia. Un pastore tedesco prende la leishmania, non si riesce a capire quando perché il pastore tedesco ha 6 anni, vive in parte in giardino, in parte in cucina, in parte in camera da letto, probabilmente durante le serate estive è stato con i proprietari vicino al patio, la prima notte, la seconda notte negli anni ha contratto la leishmania. C'è anche il punto interrogativo perché è stato in canile quando loro sono andati in vacanza e quindi capire dove l'ha presa è stato difficile. Comincia ad avere i primi sintomi, un dimagramento, il naso diventa più secco, si creano delle ulcere sui gomiti, questa coppia va al veterinario curante, diagnosticano la malattia e iniziano la terapia con allopurinolo e Milteforan. Tutto va bene, 6 mesi di allopurinolo perché ormai tutti hanno capito che l'allopurinolo per lunghi periodi può dare problemi. Dopo 3-4 mesi dall'interruzione dell'allopurinolo ricominciano i sintomi della leishmania. Logicamente già il cane ha 7 anni, va incontro agli 8 anni. Si ricomincia il ciclo col Milteforan, si rifà la stessa procedura, si utilizza l'allopurinolo, tutto tace. Si rinterrompe l'allopurinolo e ripartono i sintomi. Quindi, qual è il problema in questa strategia? Prima di tutto, il Milteforan non è curativo per la leishmania, abbatte i sintomi, cioè il cane torna indietro, non ha più quei sintomi che ha all'inizio, ma non è in grado di stimolare il sistema immunitario nel modo giusto affinché la malattia venga del tutto debellata. Da poco si è visto che l'antimoniato, le famose iniezioni, ci sono dei farmaci, il Glucan-D o l'antimania, è in grado, proprio per la natura del farmaco, di stimolare la linea protettiva del sistema immunitario, cioè fa da immunostimolante, oltre ad uccidere la leishmania. Il Milteforan questo non lo fa. Il Milteforan porta indietro i sintomi, l'allopurinolo mantiene questo stato di quiescenza della malattia. L'allopurinolo non possiamo continuarla a vita perché dà calcificazione renale. Poi un pastore tedesco che mangia una dieta di croccantini, quindi molto secca, già di loro sono disidratati cronici, crea dei problemi. Prima di tutto bisogna cercare di intercettare qual è il momento in cui il cane si infetta. Un cane che vive in giardino, in zone endemiche, è soggetto alla malattia. Un cane che vive in appartamento e l'ha presa nel periodo in cui è stato nella pensione degli animali, quando la famiglia è andata in crociera, basta togliere quell'evento e ci siamo tolti un problema. Poi bisogna, oltre a curare la malattia, stimolare il sistema immunitario. Da lì l'utilizzo del domperidone, oggi si è dimostrato efficacissimo nello stimolare il sistema immunitario per la protezione della malattia. Ricordatevi che la malattia si cura, la malattia guarisce, ma bisogna prendere determinate direttive, altrimenti sarete costretti a curare e ricurare l'animale ogni anno. Vi saluto, alla prossima!